Ciao ragazzi e bentornati sul canale più prosopopeico del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. E di cosa vogliamo parlare oggi se non della notizia del Milan che è stato escluso dall'Europa League, che alla fine ragazzi dai era una soluzione scontata della vicenda, è una notizia che fa un po' contenti tutti. Il Milan non partecipa a una coppa che sinceramente non ha mai amato, usiamo questo eufemismo. In più ha un anno in più per raggiungere il pareggio di bilancio, si parla del 2022 adesso. La Roma non fa i preliminari dell'Europa League, ma già lo sapeva, ha annullato il ritiro di Pinzolo prima della notizia, quindi probabilmente lo sapevano, e il Torino entra, giustamente dopo un'annata stratosferica, a potersi giocare l'Europa League. E quindi io già avevo in mente di fare questa puntata sul Milan, me l'avete chiesto in tanti o tanti tifosi del Milan che mi seguono e ne sono veramente contento. Ed allora andiamo un po' a vedere le notizie che riguardano il Milan, il mercato del Milan, e vediamo un po' come si evolve dopo questa esclusione dall'Europa League, che dà magari un tantino più di respiro alla squadra rossonera. Ma prima di iniziare vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno per poter ottenere i fan token della Juventus gratuitamente, il link è qui sotto in descrizione. Se volete approfondire il discorso fan token della Juventus, riguardatemi il mio video scorso, lo posto alla fine di questo video, metto il link direttamente all'altro video, in modo che magari entrate un po' più nell'argomento dopo l'aumento di Bitcoin stratosferico che c'è stato in questo ultimo mese. Credo che se qualcuno vi regala delle criptomonete così gratuitamente, mettendo soltanto join us e mettendo indirizzi mail e nome, io le prendo assolutamente. E di più, ovviamente, come al solito ti ricordo, iscriviti al canale. Benissimo, andiamo ad iniziare allora. Parliamo innanzitutto di cosa cambia per il Milan dopo questa notizia di oggi. Allora, posto qui sotto in descrizione, dopo il link, il referral link per i fan token della Juventus, un articolo ben fatto del sito Ultimo Uomo in cui spiega per filo e per segno che cosa accadrà adesso al Milan. Leggetevelo che è molto interessante. Io cerco un po' di riassumere la cosa perché voglio restare nei 10 minuti, devo leggere la notizia, devo fare la formazione e non riesco a spiegare bene quello che poi comporta per il Milan, però il succo del discorso è che il Milan deve recuperare in 3 anni 136 milioni. Il conto, ripeto, è nel link qui sotto. 136 milioni, soprattutto da plusvalenze. Plusvalenze, come lo otteniamo le plusvalenze? Ovviamente vendendo giocatori che sono stati ammortizzati, oppure giocatori che vengono dal vivaio. Chi è il primo che vi viene in mente? Quello di cui si è parlato in questi giorni? Ovviamente Donnarumma. Donnarumma, prima notizia. Donnarumma che è cercato dal Paris Saint Germain, ovviamente qui era molto semplice trovare questa soluzione al caso Donnarumma. Perché? Perché Leonardo, partito dal Milan, è andato nei quadri dirigenziali del Paris Saint Germain, sa benissimo i problemi economici del Milan, per cui sa quanto il Milan deve incassare e quanto il Paris Saint Germain può spendere. Leonardo è un po' la mente di questa operazione. Allora il Paris Saint Germain offre 50 milioni, di cui 20 cash e 30 Areola. Al Milan non interessa Areola, il Milan ha intenzione di far giocare per 1-2 anni Reina e poi di promuovere Plizzari a primo portiere. Per cui Donnarumma potrebbe andare tranquillamente al Paris Saint Germain, comunque sia no, perché Donnarumma e Areola sono due assistiti da Mino Raiola. Raiola non ha alcuna intenzione di far combattere due portieri della sua scuderia per un posto da titolare, creerebbe del malcontento tra i due e più uno paradossalmente si deprezzerebbe, ovviamente. Per cui Areola probabilmente cambierà aria, non andrà al Milan, secondo me andrà in qualche altra formazione che al momento non vi so dire bene, ma Areola non credo abbia problemi a trovare una destinazione, essendo comunque sia un ottimo portiere, però prende parecchietto di stipendio. Proseguiamo, altra notizia. Allora, Theo Hernandez, neanche ve la posso, il giocatore quasi preso dal Milan, sembra fatta, 20 milioni alla Real Sociedad. Dove va Rodriguez? C'è questa notizia qua di un triangolo Torreira, Ceballos, Ricardo Rodriguez, che sono andato a leggere perché è interessante, è un po' una notizia abbastanza farraginosa ma dà degli spunti interessanti. Secondo questo, la Gazzetta dello Sport addirittura, questa è la Gazzetta dello Sport, sì, l'Arsenal prenderebbe Ceballos dal Real Madrid. Vi ricordo che Ceballos l'ho scoperto io 2 mesi fa, ho detto Ceballos non lo conoscevate nessuno, a tutti parla di Ceballos, il primo video che ho fatto sulla Juve. Ceballos all'Arsenal,
L'Arsenal quindi può cedere Torreira al Milan e il Milan pagherebbe parte di Torreira con Ricardo Rodriguez. Allora, Ricardo Rodriguez non interessa all'Arsenal. Ricardo Rodriguez andrà allo Schalke per 17 milioni. E poi Ceballos non fa lo stesso ruolo di Torreira. Ceballos è un fantasista, gioca dietro la punta. Torreira è un playmaker. Cioè, una notizia secondo me un po' campata per aria. Però perché Torreira per me può partire? Può partire grazie a questo giocatorino qui, a questo fenomeno qui, che è ovviamente Guendouzi. Non so se avete visto le partite dell'Under 21 francese questi giorni, è un fenomeno vero Guendouzi. E non so se l'Arsenal gli faccia fare la riserva di Torreira, perché l'Arsenal un po' se la sta tirando, ma secondo me quest'anno vuole lanciare Guendouzi titolare inamovibile. Ma l'anno scorso, adesso fa la voce di quelli polemici che mi seguono, perché ce ne so, c'è qualcuno polemico. Ma l'anno scorso Torreira e Guendouzi hanno giocato insieme i titolari. È vero, infatti l'Arsenal hanno fatto una gran stagione. Poi io ho sempre la mia idea personale, questa è un po' una mia fissazione tecnico-tattica, che due playmaker insieme non possono giocare. Ho parlato più volte del fatto che non mi piace l'Italia con Verratti e Jorginho, non mi piace l'Arsenal con Torreira e Guendouzi, e allora perché, che sembra la voce del polemico, e perché allora la Juve con Rabiot e Pjanic? Perché la Juve con Rabiot e Pjanic ha la difesa a tre dietro. E che cambia qua? Ma che caspita stai dicendo? Sicuro qualche commento ve lo dirà. Perché secondo me i due playmaker possono giocare in un centrocampo a 4 con la difesa a 3 che li copre e due alle avanti, in modo che hanno comunque sia la possibilità entrambi di avere il riferimento laterale più la mezza punta per poter smistare il pallone. Era una mia fissazione, ma che comunque si riscontro in moltissime squadre. Andiamo avanti, che qua già crea una polemica, la miseria, immagini ai commenti. Andiamo su centrale di difesa. Quando io facevo i video sulla Roma mettevo Mancini, molti dicevano no, guarda, ma che Mancini è vicino al Milan. Io Mancini al Milan non ci ho mai creduto. Perché? Perché il Milan ha già Romagnoli più Caldara. Caldara è un giocatore da un investimento importante. Voi mettereste Mancini, un giovane, davanti a Caldara? Un altro giovane? Cioè Caldara si riprende e poi deve scalzare Mancini, cioè due under 21 e si contendono il posto più un altro giocatore giovane di fianco, cioè non avrebbe senso, non avrebbe senso. Lì serve un centrale d'esperienza, non a caso si parla di Lovren del Liverpool, 29 anni, valutazione 20 milioni, valutazione molto alta. Qua riparte ovviamente un'altra polemica, perché c'è il polemico sotto che farà adesso 15-20, il Milan fair play finanziario può spendere tutti i soldi. Aspetta, fammi finire, se no apri il canale YouTube tuo e fai conti che te pare, ok? Si scherza ovviamente, si scherza. Proseguiamo, voglio restare nei 10 minuti, vediamo se ci riesco. Altra notizia, eccola qua. Giampaolo, operazione rilanci, Biglia e Andre Silva sarebbero solo i primi. Cioè, Giampaolo, oltre che chiedere ovviamente alcuni suoi giocatori, alcuni suoi adetti, alcuni suoi pupilli per riuscire a puntellare, a creare un'ossatura del Milan futuro, ha anche intenzione di rivalutare quei giocatori che ultimamente non hanno reso quanto avrebbero dovuto. Biglia, ad esempio, e Andre Silva, questa la teniamo lì di notizia. Questa finisce qua, ma la teniamo lì, perché dopo quando faremo la formazione ne riparleremo. Ultima notizia, dalla Germania, Milan, accordo con Kramaric, le ultime addirittura, accordo con Kramaric. Addirittura l'Hoffenheim chiede 38 milioni per la punta e il Milan ha già l'accordo. E il polemico parte adesso, ma 38 milioni, 20, 40 e il Milan per play finanziario, bla bla bla. Aspetta, fammi finire, se no questi minuti qua li scaliamo, quelli del polemico li scaliamo, dei 10 minuti che dovevo rimanere. Dicevo 38 milioni di euro e arrivasse Kramaric, il Milan avrebbe questo attacco qui. Cioè la roba grossa, cioè il Milan non è che punterebbe al quarto posto. Il Milan con questo attacco contenderebbe la piazza più ambita della Serie A con Juventus, Inter e Napoli. Perché veramente sarebbe un attacco stellare dai ricambi mostruosi, veramente, una roba grossa. Ragazzi, allora, bando alle ciance, andiamo a vedere con la grafica il Milan di Giampaolo 2019-2020. Iniziamo. Portieri Reina e Plizzari. L'ho già detto, guardate un po' questo numerone verde, 50 milioni di pura plusvalenza. Pura plusvalenza con Donnarumma al PSG. Proseguiamo. Terzino, ho messo Theo Hernandez,
Riserva? Oh, ho messo Mario Rui col punto interrogativo, perché sinceramente non sono riuscito a trovare una notizia di un terzino sinistro di riserva. Probabilmente arriverà un terzino destro, non lo so. Calabria passerà a sinistra, come riserva, Calabria farà il jolly, non lo so. Al momento ho messo il prestito di Mario Rui, ma prendetelo con le molle, quello giusto per mettere una casellina tra parentesi. 47 milioni perché? Perché ci sarebbero 20 milioni spesi per Tio Hernandez, ma 17 recuperati da Rodriguez. Poi centrale Romagnoli, Musacchio. Ma Musacchio era di là a destra, Basta. Altro centrale, Lovren, l'ho già detto, con Caldara pronto in rampa di lancio qualora riprendesse l'attività agonistica in maniera eccelsa come prima dell'infortunio. Sarebbe un titolare o un'ottima alternativa ai titolari. 27 milioni i 20 di Lovren hanno scalato. Proseguiamo. Conti e Calabria. Conti, quest'anno io continuo a dirlo, sarà la stagione di Conti, ma ogni anno qua mi sembra si dica è la stagione di Conti. Speriamo veramente la sfortuna di questo ragazzo, di questo nazionale. L'Italia ha bisogno di Conti e il Milan ha bisogno di Conti. Speriamo che Conti si riprenda veramente come merita. Proseguiamo. Torreira e Biglia, entrambi giocatori dovrebbero stare a Milan. Notizia di pochi minuti fa che l'avrei andata anche prima se non avessi trovato 15 km di coda da Ancona. Se non arriva Torreira, il Milan ha pronto l'accordo con Pratt. Anche qua io non ho capito, non so, non è lo stesso ruolo, ma mi è arrivata sta notizia su Sky Sport. Vabbè, la prendo con le mani, però io metto Torreira comunque, perché per me Torreira può arrivare. Però guardate un po' il numerino che diventa rosso, perché scaliamo i 40 milioni di Torreira, siamo a meno 13. Oh, non cominciamo a fare ma qui ammortamenti, cose, i conti non si fanno così. Qua si fanno i conti semplici per vedere se l'operazione è economicamente sostenibile. Poi ovviamente certo che dietro ci sono altri tipi di calcoli, non è che ci vorrebbe un video di due giorni per fare i calcoli precisi, ragazzi, è un numero indicativo. Proseguiamo. Che sì. E Krunic lo siamo dimenticato, Krunic è stato già preso per il Milan per 8 milioni più bonus, scaliamo gli 8 milioni da lì. Andiamo avanti. Buonaventura e Çalhanoğlu, già ha detto Giampaolo che preferirebbe farlo giocare come mezzala. Buonaventura, già disputando la stagione da mezzala, gioca in quel ruolo benissimo. Speriamo anche Buonaventura si prenda, qua abbiamo molti punti interrogativi riguardo le condizioni fisiche di molti giocatori del Milan, lo sappiamo. Però io do sempre per scontato che i medici del Milan, Milan Lab, sia il top del top e che questi giocatori riesca a restituire, soprattutto alla nazionale italiana, questi giocatori. Andiamo avanti. Paquetá e Suso come trequartisti, niente da dire. Eccoci. Kramaric e André Silva. Kramaric, arriviamo a meno 59 milioni. 38 milioni scalati dai 21 precedenti, siamo meno a 59. Non è un bel biglietto da visita per una squadra che è appena stata esclusa dall'Europa League, lo capisco. Ma andiamo avanti. Polemico, aspetta! Piontek e Cutrone, restiamo lì, meno 59. Dobbiamo ovviamente recuperare questo meno 59. Come lo recuperiamo? Cedendo che sì? No, io che sì non lo cederei. Perché non lo cederei? Perché qualora il Milan riuscisse a prendere Torreira, lì avremmo una diga Torreira, che sì che Torreira lo sappiamo, che oltre che avere piedi da regista ha anche fisico da mediano, per cui Torreira che sì sarebbe una diga veramente invalicabile e permetterebbe a Giampaolo di poter schierare l'altra mezza punta di pura fantasia, cioè Çalhanoğlu o Buonaventura, per cui che sì io non lo toglierei. Chi andiamo a togliere quindi? Ragazzi, togliamo Kramaric, secondo me. Togliamo Kramaric che è troppo costoso. Non so se questa notizia dell'accordo già raggiunto sia vera al 100% o sia magari una suggestione, un pur parler. È anche vero che il Milan ha chiesto informazioni alla Roma, lo sappiamo tutti, su Schick, che l'allenatore Giampaolo è stato colui che ha lanciato Schick nel grande calcio. È vero che io ho detto che Schick andrà al Marsiglia. Sono convinto che Schick andrà al Marsiglia. Il Marsiglia ha già l'accordo con il giocatore, o meglio, con il giocatore ha l'accordo, deve trovare l'accordo con la Roma. Se qualora non andasse a Marsiglia, il Milan sarebbe un'ottima opzione. Io non credo che Schick rimanga a Roma, comunque sia. Restano 21 milioni, è sempre un buco non sostenibile. Cioè, potrebbe anche farlo il Milan, ma non sarebbe comunque sia il biglietto da visita da mettere in mostra con l'UEFA. Chi cediamo? Ragazzi,
Qua si parla di 40 milioni di plusvalenza. Susu ha un ammortamento restante di 500.000 euro, quindi sono 40 milioni di plusvalenza netta, che più i 50 di Donnarumma fanno 90 milioni di plusvalenza. Cedendo Susu all'Atletico Madrid, non so, questa sarebbe la squadra, secondo me, il Milan 2019-2020, allo stato attuale delle notizie di mercato. Çalhanoğlu passerebbe a fare il trequartista, insieme a Paquetá si alternerebbe con Paquetá, e quell'ala centrocampista del Flamengo verrebbe acquistato, già opzionato dal Milan, verrebbe acquistato per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. E in questo caso addirittura avremmo un bilancio in attivo di 15 milioni. Questo sarebbe veramente un buon biglietto da visita, e ci sarebbe una squadra non a livello della squadra precedente, ma sicuramente in grado di lottare per il quarto posto con la Roma. Il discorso è sempre quello: qua, ragazzi, il Milan deve raggiungere il quarto posto, la Roma deve raggiungere il quarto posto. Chi delle due non riuscirà nell'obiettivo passerà i prossimi anni, diciamo, con qualche problemino di troppo. Bene ragazzi, cosa ne pensate? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, e per questa settimana credo che sarà l'ultimo video, in quanto avrò un weekend molto impegnato dal lato musicale, e quindi ci rivedremo lunedì con non so quale altra notizia uscirà fuori di cui discutere, oppure faremo chissà quale altra formazione prendendo tutte quante le notizie di mercato. E vi ricordo ancora i fan token della Juve, ultimo giorno per richiederli gratuitamente. E iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al gruppo Facebook, iscrivetevi al canale Instagram che è sempre qui sotto in sovraimpressione. Cosa altro dire? Un saluto dal secondo divano più famoso del web, e se hai capito la battuta, sei uno zozzone.